Una legge speciale per impedire alla criminalità organizzata di fare affari con le bonifiche nella Terra dei Fuochi. In merito alla necessità di una normativa ad hoc per il risanamento dei comuni della provincia di Napoli e Caserta, dove per anni sono state sotterrate tonnellate di rifiuti tossici, fa eco al governatore della Campania Caldoro il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, intervenuto questa mattina alla seconda giornata di lavori del 10° forum per la salvaguardia dell'ambiente, in svolgimento a Castel dell'Ovo di Napoli. Credo che sia a questo punto necessario un intervento di tipo emergenziale. Io in genere sono contrario agli interventi emergenziali perché contengono anche il rischio di infiltrazioni non lecite all'interno degli interventi che si vanno a fare. Però questo è un momento di non ritorno, quindi, e non si può più perdere tempo. Gli interventi devono essere fatti, le bonifiche devono essere avviate e bisogna ovviamente investire in questa scelta, però è una scelta che credo inderogabile e anche, diciamo, eticamente necessaria.